manifestazione a Milano per l'accoglienza in un paese che ha conosciuto l'emigrazione sin dall'Unità d'Italia. Una manifestazione di solidarietà ma anche di intelligenza, perché chiudersi non ha senso oltre che essere ingiusto, non ha senso nel mondo di oggi, quindi Milano oggi vuole dire siamo una città aperta, pronta ad accogliere, pronta a scommettere sul futuro e non sulle paure. Guardare Milano, andare in giro per Milano e vedere che questa città è già senza muri. Se uno non vuole aprire gli occhi e vuole far finta di fermare la realtà. Questo è vero, tu sei brasiliana, sei perfettamente integrata qui. Cosa servirebbe dal tuo punto di vista per creare una reale accoglienza nel mondo civilizzato occidentale? E vabbè, sai, il Brasile è un paese che nasce misto, non c'è nessuno puro in Brasile, quindi per me è difficile pensare a che cosa bisogna fare. Ci vuole più comprensione, pensare che appunto gli italiani sono andati in giro per il mondo, sono in milioni sparsi e se c'è fatica, se c'è difficoltà uno cerca. Intanto bisogna agire molto sull'Europa, perché l'Europa ha abbandonato l'Italia, perché se l'Europa tenesse aperti i confini e distribuisse in tutta l'Unione il peso di coloro che arrivano, che non può ricadere su una nazione sola, questo sarebbe un grande miglioramento della situazione. In secondo luogo bisogna investire nei continenti da cui arriva l'immigrazione. L'Italia ha proposto all'Europa di investire 100 miliardi in Africa per favorire lo sviluppo di quelle persone, perché lì si possa sviluppare un'economia e una civiltà che gli permette di non dover scappare. Contestazioni al corteo, soprattutto allo spezzone in cui sono presenti i responsabili del PD, cosa contestate? In pratica non accettiamo che in una piazza antirazzista stiano quelle persone che votano questa legge. Il decreto Meet Orlando lo votano sulla pelle dei migranti, fanno accordi con la Libia e noi su questo non ci stiamo. Non pensiamo che sia giusto condividere una piazza antirazzista che per quanto riguarda esprime il desiderio che dovunque nessuna persona sia legale, chi vota la legge Minatino-Orlinti e chi ne è d'accordo, che è d'accordo con i rastrellamenti fatti in stazione centrale non deve partecipare a questa manifestazione, a questo corteo che vada con Salvini, che vada con la destra, perché chi rincorre a sinistra i temi della sicurezza sulla pelle dei migranti fa il gioco della destra e per noi non c'è differenza. Visto che il PD si chiama PD ha tolto la S, perché secondo te ancora si considera sinistra? Non devi chiederlo a me, io faccio il mio. No, ma lo chiedo a te, visto che tu stesso hai detto se la sinistra concilia, secondo te il PD è un partito di sinistra? Ma basta vedere quello che ha fatto sia sul tema dell'immigrazione, quello che sta facendo che ha fatto sul tema di lavoro. Secondo me cerca di inseguire la destra, cerca di inseguire quei populismi che esistono in Europa e sta completamente sbagliando. In testa al corteo alcuni manifestanti hanno contestato gli esponenti del PD per il decreto Minniti. Lei cosa ne pensa? Quel decreto va bene o va ritoccato? Ma insomma c'è un paio di cose che lì dentro non vanno bene, però io lo critico piuttosto per quel che manca. Lì c'è un'idea che ritengo comunque un'idea che sta dentro al perimetro democratico, di occuparsi della sicurezza e dell'insicurezza. Bisogna occuparsi anche della regolarizzazione, perché senza una regolarizzazione, un processo ordinato di regolarizzazione, pur graduale, molecolare, noi non riusciamo a isolare i problemi effettivamente del rischio. Questa è la critica che faccio io. Noi siamo parte della piattaforma No One is Illegal, nessuna persona è illegale, e facciamo delle proposte all'Unione Europea, all'Italia e al Comune di Milano per una seria politica sulle migrazioni che non sia basata sulla discriminazione. Non solo la legge Minniti Orlando, ma a partire dalla turco-napolitano Bossi-Fini. Noi contestiamo completamente questo. Quali sono i punti negativi appunto che contesta del decreto Minniti? Diciamo che l'impianto di base
che criminalizza le persone per quello che sono, non per quello che fanno. Quindi poveri, migranti, persone che sono considerate illegali ma che noi rendiamo illegali. E questa legge inasprisce questa situazione e toglie delle tutele, per esempio al secondo grado di giudizio per i richiedenti asilo. Niente muri! Niente muri! Niente muri! Niente muri! Niente muri! Come emerge dalle inchieste del procuratore Gratteri, la mafia, e non solo la mafia, e non solo al sud in Calabria, ma come abbiamo visto anche a Roma, lucra sulla disperazione e sul dolore, non soltanto degli immigrati. Certo, tantissimo. E quello che ci si chiede, almeno che io mi chiedo sempre, come è possibile che in queste situazioni che dovrebbero essere ipercontrollate, chi deve controllare non lo fa? E mi riferisco alle istituzioni, mi riferisco a governi, enti, e deve alla fine sempre intervenire la magistratura. Altro problema che riguarda cittadini italiani è chi è arrivato piccolo in Italia o addirittura è nato in Italia e viene visto ancora come emigrato o peggio ancora come clandestino. Ci vuoi dire qualcosa sulla vostra condizione? Qual è la difficoltà che affronti ogni anno, per esempio all'iscrizione a scuola o altro? Abbiamo diverse difficoltà. La prima difficoltà è diciamo politica, nel senso che noi siamo cittadini italiani perché siamo nati e cresciuti in Italia e non veniamo riconosciuti. Non abbiamo diritto di voto e quindi in realtà non possiamo esprimere la nostra opinione nel nostro paese. Questo è il primo problema. Il secondo problema è anche che noi siamo, ad esempio, la generazione Erasmus, molti di noi sono universitari e per gli extracomunitari molte volte è impossibile andare in Erasmus perché si presuppone per andare negli altri paesi europei la cittadinanza comunitaria. Questo paese ha uno degli articoli più belli, o meglio delle costituzioni più belle del mondo. Al suo articolo 3 dice che ognuno è cittadino e ha pari dignità senza differenza di sesso, razza, idee politiche. Cosa ne pensi di quel bellissimo foglio di carta? Credi che varrebbe la pena di applicarlo? Se lei dice foglio di carta io mi offendo perché non è un foglio di carta. Quella è la fondazione del nostro paese e in realtà questo articolo bisogna rispettarlo perché è alla base della convivenza civile, non soltanto in Italia ma nel mondo, perché tutti siamo persone uniche, nessuno è uguale e anche all'interno di questo movimento in realtà noi non abbiamo preferenze politiche, etniche, di sesso, di genere, di niente, perché siamo tutti italiani e tutti per vivere insieme in comunità dobbiamo rispettarci gli uni con gli altri. Una volta in Italia si chiamavano terroni quelli che venivano dal sud, oggi i brutti, sporchi e cattivi sono gli immigrati. Da dove nasce il razzismo? Quando c'è un diverso, quando c'è una persona non del luogo, lo si identifica sempre come un qualcosa di un delinquente, ma non è così. Poi sono sindaco di un paese che ha visto l'accoglienza dagli anni 50, con i primi arrivi di veneti e poi successivamente l'arrivo di persone dal sud, poi ci sono stati i bosniaci e adesso i profughi. Per questo è un paese che ha sempre accolto tante persone. Come si fanno a conciliare delle politiche di integrazione, quindi di spesa sociale, in un sistema che prevede la parità di bilancio e che è basato sul profitto? Non c'è dubbio che bisogna rompere questo schema. La cultura liberista imperante è quella che ha imposto il pareggio di bilancio in Costituzione, è quella che ha imposto l'austerità, è quella che ha fatto strame dei diritti, del sistema del welfare, quindi è quella che oggi chiede un approccio securitario nei confronti del fenomeno dell'immigrazione e non certo politiche di inclusione e di integrazione. Noi dobbiamo rompere questo schema e dobbiamo dire che le risorse economiche finanziarie ci sono per rispondere in maniera adeguata a questo problema. È giunto il momento di cominciare a ragionare per davvero di una società di uguali
una società che garantisse tutti, che non esclude nessuno, e non certo continuare a parlare di un aumento delle spese militari, di aiuto al sistema bancario che più ne ha più ne mette. Quindi dire basta alla cultura liberista è un passaggio decisivo. Diritti! Accoglienza! Accoglienza! Libertà! Questa è la nostra civiltà! Diritti! Cosa ne pensi di chi scrive sui giornali come Libero che voi manifestate per i delinquenti? Io direi che di delinquenti Libero ne conosce tantissimi e non hanno la pelle nera. Fra tutti i delinquenti che conosco, i razzisti sono la peggior feccia della storia dell'umanità e basta vedere cosa hanno combinato nel corso dei secoli e dei millenni. Solo morte, solo sangue, solo sofferenza, non hanno titoli per parlare.